Buongiorno a tutti, sono Graphic Beatrice, eccomi di nuovo tornata con un nuovo tutorial eseguito con PyShop Pro 2018. Il tutorial che andiamo a fare è questo qua che si chiama Underworld. Allora, questo lo chiudiamo. Innanzitutto andiamo ad aprire il file ARFA, come vedete qua. Perché si chiama file ARFA? Perché all'interno di questo file abbiamo già le nostre selezioni. Al posto di fare carica selezione da disco, praticamente andremo a cercare le selezioni dove abbiamo la cartella, se si vogliono mettere le selezioni lì, si fa in quel modo. Altrimenti si fa appunto questo file alfa, che quando noi andiamo carica salva selezione, carica selezione da canale alfa. E come vedete qui abbiamo tutte le selezioni che userò in questo tutorial. Diciamo che è un modo più semplice per avere le selezioni senza passare a diventare matta a cercarla nel PC. Ovviamente per fare questo, quando ho scritto il tutorial, ho salvato le selezioni, nel senso che in un file appunto vuoto, trasparente, selezione, carica, salva, selezione, come potete vedere potete salvare o la selezione su disco, che in quel caso appunto è nella cartella delle selezioni di PyShop Pro, oppure salva selezione su canale alfa, che verrà salvata automaticamente sul file che voi avete aperto o dove state lavorando. Allora, andiamo a aprire i nostri colori che ci servono per realizzare questo tutorial. Allora, il primo colore di primo piano ha questo codice, adesso lo faccio vedere, appena si apre, ok, 3D9854, ok? Il secondo invece ha quest'altro codice, 07111D, ok? Dal file di primo, dal materiale, insomma, del colore di primo piano, andiamo a selezionare il nostro gradiente. E i settaggi del gradiente sono questi qua. Vedete? Allora, angolo 45, ripetizione 1, inverti spuntato, 50, 50, 50, 50, ok? Col secchiello riempiamo la nostra tela. Effetti, immagini, motivo unico. E i settaggi sono questi, angolo bidirezionale 6, 150, 94 lineare, ok, e otterremo questo effetto qua. Ritorniamo su effetti di bordo e aumenta di più, va bene? Ora aggiungiamo un nuovo livello, lo potete aggiungerlo da qui, oppure cliccando qui, nuovo livello raster, ok, seleziona tutto, dalla cartella dei materiali che troverete, poi ve le metterò in descrizione, aprite Underworld Movie 1, che è questa immagine qua, modifica, coppia, riportatevi sul lavoro, ricordatevi, dovete stare nel livello nuovo, modifica, incolla nella selezione, deselezionate, cambiate la luminosità, illuminanza esistente e portate l'opacità a 60 e otterremo questo effetto così. Ora proseguiamo. Dopo aver ottenuto questo effetto andiamo su effetti, allora effetti, Wanderly, Unplugged, scusate ma non sono brava in inglese, Defocus, qui lo portate a 50 e qui optate per l'opzione Additive, non si vede perché sono fuori dalla schermata di registrazione, però c'è e avremo questo effetto qua e cliccate su OK, ecco qui quello che abbiamo ottenuto. Dopo aver ottenuto questo, anche qui, effetti di bordo e aumenta. Ritorniamo su effetti, ok,
che questo effetto è importato su un limited, ed è il simple effetti, internet software, un limited, simple, blitz, e i settaggi sono quelli di default, che qui non c'è, ma è questo di default, è così perché è messo dentro qua. Se fosse stato nella lista normale dei filtri c'erano i settaggi. E applicate. Dopo aver applicato questo filtro, torniamo sempre sul filtro, effetti, stavolta filtro è VMToolbox, VMToolbox come si suol dire, che dovrebbe essere, Toolbox, Instant Tile, che è qua, e i settaggi sono quelli di default, 77, 30 e 31, e applicate. E avremo questo effetto così particolare. Adesso andiamo su. Selezioni. Carica selezione da canale alfa e selezioniamo la prima, ovviamente, e applicate. Come vedete già è predisposta perché giustamente l'ho salvata in quel modo lì. Cliccate col tasto destro su il livello e fate innalza seleziona livello. Come vedete avremo un livello. Il livello solo con queste parti qua che sono state selezionate. Seleziona e deseleziona. Ok? Adesso torniamo di nuovo su selezioni, carica da canale alfa e selezionate la selezione 2 che è questa e carica. Effetti, aspettate, sto leggendo perché sennò qua. Allora, effetti, sempre qua perché non mi ci stavano da altre parti. What are you? What are you? Settaggi sono questi, overdose 45 e applicate. Ora non vedete, non si vede benissimo, ma poi vedrete che si vede. Vedete, vedete. Anzi no, effetti. What are you? L'ho portata a 50. Non deselezionate, mi raccomando, andiamo su effetti. Io uso tantissimi effetti, quindi dovete abituarvi. Allora, su Lengths, Myra, settaggi, lasciate quelli di default e fate ok. Ripetete questo passaggio una seconda volta, basta ricliccare qua e ve lo fa in automatico, vedete? Ok, adesso deselezionate. Aggiungiamo un nuovo livello, sempre con il discorso di prima, qua così. Impostiamo, invertiamo i colori, cliccando sulla freccetta qua si invertono i colori e riempiamo il livello che abbiamo aggiunto con quello scuro. Ok? Livelli disponi, sposta giù, così andrà sotto qua. Adesso effetti, length sempre, stabilizzazione,
stavolta però Zidane, i settaggi sono 5, 9, 37, 47, 69, 66, 57, 32 e applicate. Effetti, distorsione, onda. Emetteremo i settaggi a 5, 5, 0 e 1. Ripeti in questo modo ed è questo l'effetto che ottenete. Applicate. Adesso andiamo a prendere una maschera. Quindi andiamo a aprire la maschera che è nei materiali perché comodo per ora, perché se no devo andare a... La maschera solitamente si inserisce anche lì nella cartella delle maschere di PyShow Pro, però ci vuole tanto tempo poi per trovarla, quindi facciamo così che è la stessa identica cosa, è la maschera di Narak e fate. Restando su questo livello, eh. Livello, nuovo livello maschera da immagine, andate a cercare qua, inverti, dovrebbe essere selezionato, sì, e fate ok e otterremo questo risultato qui. Livelli, unisci, gruppo, ok? Restiamo su questo livello, carichiamo la selezione, la 2, vista, carica, ok. Anche qui innalziamo la nostra selezione a livello, deselezionate, vedi, abbiamo aggiunto un livello nuovo con solo la selezione. E adesso anche qui andiamo a fare il filtro di prima. Lasciate i settaggi precedenti. L'unica cosa che dovete cambiare è... Oh, no, mi sa di no. Ah, ok, niente, rimane così, fate ok. E poi cambiate da qua, filtra. Ok, così si schiarisce appena appena. Ci portiamo su questo livello che è l'altra selezione alzata precedentemente, la duplichiamo. Immagine, ridimensiona, percentuale 80, bicubico, tutti i livelli settato perché sennò si ridimensiona tutto il lavoro e facciamo così e avremo questa rimpicciolita. Scusatemi. Scusate, mi sa che qua abbiamo diviso il video, ma fa niente. È il video. È il continuo del tutorial che stavamo facendo poco fa, insomma. Allora, abbiamo detto, abbiamo rimpicciolito, ok, carichiamo la selezione, carica selezione e stavolta facciamo la terza, ok. Aggiungiamo un nuovo livello raster. Con il secchiello riempiamo questa selezione sempre col blu scuro, in questo modo. Seleziona, modifica, contrai e 3 pixel. Ok. Premete cancelletto dalla tastiera ed è selezionata. Abbiamo realizzato una piccola cornice.
vi mettete su questo livello della cornice, con il tasto destro unisci giù e avremo questi, vedete, questi due livelli insieme. Duplichiamo il nostro livello. Seleziona, carica, selezione da canale alfa, sempre la terza adesso. Ok, così riselezioneremo il nostro rettangolo. Seleziona, modifica e contrai, e anche qui 3 pixel. Ok, non deselezionate, eh? Aggiungete un nuovo livello. Ok. Apriamo l'immagine New York notturna, modifica, copia, modifica, incolla nella selezione. Ed ecco qui come avremo il lavoro fino ad ora. Cambiamo la miscelatura in filtra anche qua. Ok? Regola. Tonalità e saturazione viraggio, i settaggi sono 126, 26, 104. Otterremo questo. Restiamo su questo livello, effetti, xiro, improver, landscape, che sono tutti 10, 10, 10, fate ok. Selezione, come vedete la selezione non l'ho eliminata, espandi, 3 pixel, ok, livelli. Sempre tutto selezionato, eh? Tasto destro del mouse, unisci giù, ok? E deselezionate. Adesso useremo effetti Alien Skin, facciamo il 5, mi pare che è Perspective Shadow. Andiamo a caricare il preset che troverete nel materiale. Quindi fate Manage, importa, come vedete qua c'è già, lo cliccate e fate Applica. Dopodiché, ok, se va bene, cliccate qui e ve lo applica in automatico, vedete? Allora, chiudiamo la visibilità a questo livello, vale a dire l'occhiettino, deve rimanerci solo il livello sottostante. E ci mettiamo qua, su questa. Allora, sezione innalzata, posizionatevi sotto qua. Unisci visibili. Ok, abbiamo unito tutto quanto. Riapriamo il nostro livello che abbiamo chiuso precedentemente. Aspetta, allora, chiude da vista questo livello. Ah, ok. Allora, dobbiamo chiudere la visita a questo e a questo. E poi questi invece livelli lisci visibili. Ecco, adesso riapriamo i due livelli. Ok. Attiviamo il livello uniti, che è dove siamo adesso. Lo duplichiamo. Disponi porta in alto. Livello disponi porta in alto. Lo porteremo in primo piano.
immagine, ridimensiona, sempre 80 b cubico, percentuale, ok. Restiamo su questa coppia e aggiungiamo un nuovo livello raster. Ok, seleziona tutto. Ci portiamo sul livello sottostante. Selezione mobile. Selezione immobilizza e con lo strumento secchiello riempiamo il livello col colore blu, però vi dovete portare sopra, insomma sopra il livello vuoto, ecco così, in questo modo. Seleziona, modifica, contrai 3 pixel. Manteniamo la selezione e riempite col colore, quindi andiamo CE. Che è questo azzurrino chiaro, seleziona, modifica, contrai, pixel 50. Stiamo sempre con la selezione attiva e riempiamo col blu scuro che abbiamo rispostato, abbiamo tirato via, adesso lo rimettiamo. No, non è vero. Adesso dovrei rimetterlo, che non me lo ricordo a memoria. Aspettate che vado a vedere che colore è il più scuro. Un attimo, perché non me lo ricordo mica io. Questo 0711 prima. Che io sto facendo, sto eseguendo il tutorial, leggendo il tutorial che ho già scritto sul web. Eccoci qua. Riempiamo col blu scuro, come stavo dicendo. Modifica, contrai 3 pixel. 3. Premere cancelletto dalla tastiera, otterremo questo. Ed selezioniamo. Deselezioniamo, portate la cornice, questa qua, sotto la coppia di uniti, vale a dire la trascinate qua. Con lo strumento bacchetta magica, se questo lo chiudete momentaneamente, selezionate la cornice, questa qua chiara, andiamo a fare effetti AP. Questo, Silver Line,
i settaggi così. Allora, questo lo portate a 4. Meno 1, 10, 0000. Blend option sta così. Dot grid, qua sopra mettete dot grid, ok? E cliccate ok e otterremo questo. Cambiamo la miscelatura in moltiplica ed è selezionato. Restate sul livello copia della selezione innalzata. Copia quale? Per copia di copia? No, questa. Dobbiamo metterci qua. Strumento di selezione, stavolta usiamo la selezione personalizzata rettangolare, quindi personalizzata è questa qui. Allora, 144 qua, ok? 755 sopra 114. Ok, e abbiamo selezionato il nostro bel rettangoluccio. Livello, nuovo livello raster, ok. Apriamo Andevo Movie 2, che dovreste averlo già, non è vero? File, apri. Modifica coppia, portiamoci sul lavoro, qua, restate sul livello vuoto, modifica e incolla nella selezione, perché non l'ho fatta, aspetta, ho sbagliato, modifica coppia. Modifica, incolla nella selezione. Perché non me lo incolla nella selezione? Ah, perché c'è questo e non me lo vede. Questo qua mi sa che dobbiamo portarlo qua sopra. Ecco, credo, non lo ricordo più ormai. Cambiamo la miscelatura in filtra. Unisci giù. Sembra strano, però lasciamola così per ora. Immagine di dimensione a 50%. Devo selezionare immagine di dimensione. Ok, così. Ok? Portate questo livello in cima a tutti i livelli per l'appunto, ecco perché c'era tutto cornice però deve stare qua sopra, secondo me. Eh sì, allora la cornice, questa qua, portatela sulla coppia di uniti, perché sennò non si vede niente, perché qua no. È uguale, o qua, insomma, o sopra tutti i livelli o sopra la coppia di uniti, non cambia nulla. Restiamo su questo livello per l'appunto. Effetti, Alien Skin Impact, i settaggi precedenti. Ok? Apriamo.
underworld element, che è questo, se preso uno, ok, modifica, copia, portarsi sul lavoro originale, modifica, incolla come nuovo livello, effetti, immagine di scostamento, effetti, immagine di scostamento, allora 212, trasparente ovviamente, ok, e si sarà posizionata là. Adesso apriamo l'altro elemento, che è questo, anche qua modifica copia, portarsi sul lavoro, modifica incolla come nuovo livello, e anche qua scostamento, effetti, immagini, spostamento, e portiamo a 27 e meno 137, perfetto, sempre trasparente, e ok, avremo questo. Restiamo sempre su questo livello in cima, apriamo Underworld Element 2, questo, ok, modifica, copia, portarsi sul lavoro, modifica, incolla come nuovo livello. Assicuratevi che la miscelatura sia in sovrappone, se così non fosse mettete voi sovrapponi, ok? Livelli disponi giù per tre volte, livelli, cioè qua, scusate, disponi giù una volta, disponi, sposta giù, livello, disponi e sposta giù per tre volte. Dovrà alla fine trovarsi sotto copia di copia di sezione innalzata, sotto a questo livello. Ci portiamo in cima livelli, apriamo element 3, underworld element 3, che è questo, ok, che qua modifica, copia, portarsi sul lavoro, modifica, incolla come nuovo livello, anche qui effetto, immagini, scostamento, qua resta 27, ma qua lo portiamo a meno 6. Meno 6. No, è giusto qua. Qualcosa non mi torna. Allora, perché questo... Allora, andiamo a vedere il lavoro finito, perché non me lo ricordo. Vedete, i bottoncini devono essere posizionati come da questo lavoro fatto, non so perché la si vede che avrò sbagliato qualcosa, e posizioniamoli a mano, insomma, dai, non cambia nulla tanto, così, ecco, li posizioniamo così, va bene? Apriamo il world art di Underworld. Scusate, qua modifica, copia, ci portiamo sul lavoro, modifica, incolla come nuovo livello, questa scritta la andremo a mettere qua, vedete? Qualcosa non torna, perché dov'è? Questa qua l'avevamo
Diversa da quella originale, scusate, ma ripeto, è un tutorial non fresco, è vecchio e quindi non l'ho ritoccato. No, 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 ho sbagliato, non è questo. Questo. Sto vedendo se magari ho dimenticato qualcosa, perché potrebbe anche essere, ma non mi sembra, questo è sta normale. Questo. Questo è normale. Aspettate, vediamo se c'ho il file aperto da qualche parte, ma mi sa di no. No, no, no. Io di solito me li salvo come file. Ecco, vedete, come questo, per dire, per vedere che cosa c'è di sbagliato. Si tornano. Allora, questo livello va qui. Copia di selezione innalzata va lì. Allora, uniti e copia di selezione innalzata. Ok, probabilmente per questo dovevo unirlo sotto. Molto probabilmente, perché mi sembra che è così. Ok, poi questi ci siamo. Questo. Ah, è questo qui. Beh, il resto mi sembra che dovrebbe andare bene adesso, però. File di quelli mezzi aperti. Eh sì, perché se si sbaglia non va bene, giusto? Quindi vanno messi così, dovrebbe essere giusto. Sì, comunque così è giusto. Insomma, mi piace più così che come là. Lasciamo così. Anche se non è identico quello originale, ma va bene così, dai. Allora, abbiamo detto. Sì, ecco, mettete appunto la scritta là. Posizioniamoci sul livello uniti. Deve essere per forza questo. Apriamo Element 4. Questo, ok. Modifica, copia, ci portiamo sul lavoro e per bene, quindi devo essere sicura al 100%. Ah, ok, la scritta è posizionata, vediamo qua. Allora, questa è posizionata più là, che io invece l'ho messa chissà perché là, vabbè. Ok, questa è, devo vedere la scritta, dove forse in C. Posizionatelo in modo che si veda, insomma. Allora, io qua la scritta l'ho messa qua e la lascio là. Allora, io l'ho messo
adesso. L'ho messa, ecco, praticamente l'ho messa sopra l'elemento di questo cerchio qua, insomma, ecco, perché sennò qua non si capisce niente. Allora, adesso apriamo, restiamo in cima a tutti i livelli, apriamo element 5, che è questo. Incolla come nuovo livello. Posizione in alto a sinistra, quindi la prendiamo in alto a sinistra, come vediamo l'altra, perché se no almeno questo vediamo dov'è. Ah, ok, in alto a sinistra, ecco qui e qui, ok. Miscelature in sovrapponi e abbassiamo l'opacità a 7. Abbassiamo la 50, va? Opacità 50. No, a 71, io non la vedevo. A 71. Duplichiamo questo livello. Immagine, capovolgere l'intera, allora capovolgi in orizzontale, noi usiamo returner, che è più facile, perché non va, vabbè, immagine, capovolgi in orizzontale, immagine, capovolgi in verticale, non va bene, perché questo dovrebbe stare qua sotto. Solitamente ho questi due che funzionano come capovolgi rifletti, ma proprio rifletti. Praticamente questo lo trovi proprio riflesso di qua, oppure lo trovi l'altro return capovolto perfettamente di qua. Però adesso lo recuperarli. Aspetta, allora deletiamole tutte e due e le rimettiamo, quindi questo qui e questo qui, vediamo se funziona. Allora riproviamo. Allora l'abbiamo duplicato, giusto? Sul sicuro, ecco, infatti, vedete, avevo ragione. Questo qua è messo qua. Adesso vedi, fatto c'è scritto posizionato in basso a destra, posizionato sotto il livello word art, che è questo. Aprite element 6. Incolla come nuovo livello,
alto a sinistra. Andiamo a vedere l'originale, ragazzuoli, perché siamo qua. Ma non l'ho aperta l'immagine, quest'anno. In alto a sinistra, sì, qua. Esattamente qua. Dove l'ho messa io? Duplichiamo il livello e dobbiamo posizionare questo altro lato, giusto? Yes, qua. Come abbiamo fatto prima. Se funzionava il mirror e il return era meglio, ma non so perché non vanno. Devo trovarli. Quindi, immagine, capovolge, orizzontale. Dove stai? Ok. E uniamo tutto insieme al passato. Immagine. Aggiungi bordatura 3 pixel con il colore blu scuro detto che era, che non lo ricordo ovviamente. Il colore questo qui, ok, poi selezioniamo questo, lo copiamo, non ci sbagliamo, copiamo il codice perché se no andare a vedere indietro nel tutorial è un po' lungo. Allora, anche qua immagine, aggiungi bordatura. Allora, qua lo deselezionate. In questo modo non verranno uguali le cornici a tutte e quattro. Qui mettiamo 25, superiore e inferiore. E laterale 50 e 50. Così la cornice non sarà più simmetrica ovviamente, ma sarà asimmetrica. Aggiungiamo il nostro codicino del colore, ok, e applicate. Dopo averla applicata con lo strumento bacchetta magica qua, con tolleranza 0, valore RGB aggiungi maiuscola, selezionate la cornice appena creata. E andiamo a fare l'effetto che abbiamo fatto prima, vale a dire effetti sempre dot di grid, ma al posto del 4 mettete il 3, il resto resta uguale. Selezionate immagine, aggiungi portatura e rimettiamo la cornice precedente. La riselezioniamo simmetrico 3 e il colore è 07 07 123. Siccome che il lavoro
enorme, almeno è un'opzione, poi o se volete la lasciate così, se no altrimenti la potete tranquillamente ridimensionare. Immagine ridimensiona in pixel e mettete 900 e in automatico vi viene gialla la parola misura giusta. Fate ok, così l'abbiamo rimpicciolito un attimino. Regola messa a fuoco, maschera di contrasto. Maschera di contrasto 2, qua mettete 52 e qua 2. Il nostro lavoro è finito, spero che vi sia piaciuto. Abbiamo avuto un po' di qualche problemuccio, però abbiamo risolto. Niente, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Vi aspetto la prossima volta. Ciao a tutti!